Presidente, allora io mi scuso anche per aver buttato la sensibilità di qualche momento e non dirò cose impegnative, però fa parte anche della personalità di ciascuno di noi, della capacità di ciascuno di noi di esprimere anche un sentimento. Non abbiamo tutti 2000 anni di comunicazione alle spalle, c'è chi si è dovuto improvvisare, no? Chi si è dovuto creare un sistema che spero sia efficace, ed è efficace, nel senso che se parlando per queste 5 ore sul consigliere Dario e non sulla mozione, vuol dire che da questo punto di vista siamo stati efficaci. Consigliere Ferrara, io le voglio ricordare che questo è il luogo della discussione, questo è un consiglio comunale, qui si fa politica, qui si parla, si discute, poi alla fine però giustamente si deve deliberare, penso che non è che oggi siamo venuti qui per sospendere un punto, perché qui allora sei d'accordo con il consigliere Ferrara. Cioè, non dobbiamo avere il pudore o mandare il messaggio negativo che è discutere, confrontarci, sostenere tesi nel luogo deputato a fare questo sia un male, perché altrimenti, e lo dico senza provocarlo, altrimenti ha ragione chi pensa che le decisioni nel vostro movimento si prendono nell'ufficio di Casaleggio, e così non è, nel senso che voi fate anche uno sforzo di elaborazione, no? Voi fate discussione, avete il vostro meetup e poi portate anche le posizioni qui. È ovvio che c'è anche una, come dire, in alcuni momenti come questo in cui c'è anche una discussione politica in corso alla quale non mi sottraggo, in cui magari insomma ci si dice e si dialoga in una certa maniera, ci si lanciano dei messaggi che devo dire, e qui insomma do ragione alla consigliera deputata dalle giudizie delle pagelle, che probabilmente in questa comunicazione non sono stato efficace. Qualcuno della opposizione l'ha sottolineato, forse perché ha un pochino più di esperienza, magari il codice, no, parlavo del consigliere di magari, io dico sempre che la politica è un codice che si tramanda da secoli, e che fare un po' di scuola di partito, aver fatto un po' di esperienza in un consiglio comunale porta a capirlo, a comprenderlo e a non drammatizzare, a non caricare il significato di alcune cose, anzi probabilmente alcune cose dette in una certa maniera invece hanno l'ambizione di essere di facilitazione. Quindi la mia non è come dire un giustificare il mio atteggiamento è più che giustificato, e voglio dire anche al sindaco e agli assessori che si sentono toccati, che se decidiamo di fare opposizione dura i toni non saranno questi o non sarebbero questi, la sappiamo fare signor sindaco, opposizione dura anche con la Becce, lei non c'era durante il mio intervento, io ho fatto un intervento costruttivo, animato dalla persona di chi nel 2014 ha scritto delle cose che si sono puntualmente avverate, che si è messo all'indomani dell'elezione, richiamo l'intervento del consigliere Fadda, a disposizione di questa città, stringendo i denti, nonostante fosse ancora, come dire, reduce da una campagna elettorale anche garbata, ma faticosa, sofferta, e che si è visto sbattere la porta in faccia su ogni proposta. È per quello che è cambiato l'atteggiamento, perché noi ci siamo messi a sedere alla sedia con il mio collega Soggio Crisi e ci siamo messi a lavorare a produrre proposte, sistematicamente queste proposte ci sono state rigettate di fronte allo scherno, all'atteggiamento, come dire, stizzito, ad un modo di fare supponente, arrogante, e ce lo siamo detto, lo avete provato in mezzo, permettete che oggi, dopo quasi 2 anni di attesa per la discussione di questa mozione, ci sia anche un trasporto giustificato dal fatto che le cose che abbiamo detto 2 anni fa potevano essere affrontate, come dire, prese per le corna, sapendo che ogni riga di quelle cose che ci sono scritte merita mesi di lavoro. Ogni tanto alzavo la voce così, evidentemente mi hanno preso per un incazzato, ma non è così. Cioè, è il mio modo di essere. Se chi mi vuole bene apprezza. Cioè, il mio intervento è stato un intervento costruttivo,
dove ha detto che non basta che arrivi qui dottor Masia e faccia uno staff di programmazione, perché i problemi dei quali sto parlando, che meritano ore di approfondimento e discussione, che sono oggetto di studi scientifici portati avanti dalle grandi capitali dell'intrattenimento italiano, che hanno dietro un background di conoscenze e di esperienze, non le può risolvere il dottor Masia, che fa i progetti Interreg, che sono un'altra cosa. Partecipare ai bandi comunitari è una cosa, mettere le mani nel motore di una città non comporta, come dire, partecipazione a bandi spesso, ma sforzo di programmazione, di progettazione, alleanze anche inedite a volte, e tanto coraggio e capacità sfidante. Cioè, per fare un esempio, un po' come abbiamo, quando abbiamo deciso di chiudere anche per un mese quando arriva il Verdi, una banalità, o come io sto proponendo da settimane di prendere il mercato del mercoledì e schiaffarlo dentro la città come si faceva 25 anni fa, quando i commercianti lo sbobbavano perché non potevano parcheggiare la macchina di fronte al negozio, sapendo che il mercoledì incassavano come il sabato. Il mercoledì si incassava come il sabato, siccome però in questi giorni ce n'erano tanti e i commercianti erano, come dire, i borghesi di un tempo, si potevano permettere, di fronte al fastidio di non parcheggiare di fronte al negozio, di chiedere che il mercatino fosse rimosso e portato fuori dal centro urbano. Il mondo è cambiato, abbiamo detto, l'avete detto tutti. Il tema del portare il mercatino in centro è legato al fatto che questi mercatini, che è il mercatino per antonomasia in Sardegna, può essere un volano, è un test, è un esperimento, che un volano importante per attrarre migliaia di flusso al centro della città, per generare fatturati e lavoro per i nostri commercianti, per i nostri negozianti. Quindi non c'è nessun rispetto alla pietraia, non c'è nessuna voglia di valorizzare gli ambulanti, c'è solamente voglia di portare un po' di migliaia di persone al centro urbano di Alghero. Ma questo è un esempio, come i mercati civici, no? Allora, tutte queste cose qua non le fa dottor Masia, non le fa Massimo Cadetti, non le fa Enrico Daga. Confcommercio, che lei ha citato più volte, ha una spin-off, va bene? Non stiamo a dire nomi, cognomi e quant'altro, che fa questo mestiere ed è, come dire, da questo punto di vista è pioniere in Italia. Io 15 anni fa, insieme a questo spin-off, sono stato a visitare il modello spagnolo, la Spagna, Barcellona, dove c'è la bucheria, che sono i mercati rionali, è un paese che ha vinto la battaglia contro la grande distribuzione, perché hanno saputo valorizzare con gli assicurati del commercio, gli distributori del commercio, c'è proprio un sistema piramidale. Guardate che stiamo parlando degli spagnoli, quelli con cui ci facciamo gli scambi delle cose in Angherese, che se vi chiediamo di fare uno scambio finalmente di buone pratiche in economia, sarebbe di prima linea. Allora, io con questo spin-off, che controlliamo noi dove Confcommercio socia, siamo nelle condizioni di avere a fianco un soggetto che ci evita di fare gli errori che magari sono stati fatti da altre parti, che ci accompagna, che ci guida, pochi spiccioli, creando il modello di valorizzazione delle destinazioni turistiche in Sardegna. Appunto ha fatto riferimento il sito, ci stiamo parlando di cose assolutamente fattibile, perché la mozione, tutto questo giro, questa lungaggine della mozione, alla fine il cuore di questa cosa è che noi, questa città che ha ambizioni internazionali, non ne esce dalla giora se non apre, se non si mette a fianco i migliori. Cioè, queste soluzioni, cioè, credo che si siano avviati, signor sindaco, perché credo che quando si fa una scelta in questo ambito non si sta a scegliere di comprare il gusto del gelato, e non può essere neanche frutto di intuizione, di un sogno notturno, di una chiacchierata fatta dalla parrucchiera, così è, sono pensato per questo. Ma bisogna avere a fianco soggetti che siano nelle condizioni di guidarci e di farci anche la mediazione con i corpi, con i fattori di interesse, con i corpi organizzati, con la situazione di categoria. L'ho detto in maniera un po' colorata, l'ho detto, come dire, facciamo anche autocritica, perché spesso anch'io, a volte sembra che sia quello che ha l'intuizione di lei, ma io sono un grande copione, io sono che scusa che chiede, che quando ha un obiettivo cerca di fare le istruttorie e creando i migliori, non inventandomi concetti con me. Io ho detto queste cose qua, perché credo fortemente al fatto che dobbiamo farci accompagnare questo processo che si fa. La mozione chiede di individuare un advisor, questo, che può portare quattro spiccioli, forse il ponte non costa niente, perché non sono d'accordo sul tema del DUP, delle risorse. Mettiamocelo dopo del problema. Prima di tutto decidiamo, è una mozione di indirizzo,
Poi ho detto anche nell'intervento che la Camera di Commercio di Sassari è pronta a sostenere questa operazione. È scritto qua, eh? È pronta a sostenere questa operazione. Perché dicevo che non avendo un sistema industriale in questa città, in questo territorio, il colpo di reni lo dà il commercio, i servizi, il terziario, il turismo. Ma quale città, se non Alghero, può essere il volano di una nuova stagione, di una nuova era che ci consenta di aprire nuove frontiere? Allora, tutto questo lo ho ragionato qua. Ma una politica intelligente può avere paura di portarlo avanti con chi questa cosa la fa di mestiere? Poi si farà la risata, come le dirò, che soggetti portiamo qua. Cioè, sono alcuni soggetti che regolano, come dire, i tempi delle capacità di entrenamento, che hanno convertito città come Torino, che la città industriale è diventata, lo dicevo, lei non c'è, città dell'intrattenimento, del politico, del fuori casa. Ma c'è da fare un sacco di innovazioni, di coinvolgimento, dei quartieri, come dicevo, le cose che sono scritte. Quindi l'impianto della mozione è dire, ripensiamo questo modo di fare, la politica esca dalla cattedra, no? E si metta a fianco e guardi l'orizzonte insieme a quei colpi, all'imprenditorialità, ai quartieri, perché se dobbiamo portare un po' di migliaia di persone nei quartieri, signor Sindaco, come lo vogliamo fare? Chiudendo il centro storico così vanno i quartieri, no, dobbiamo costruire. Allora, il modello di Cortes Apertas, no? Che è carino, no? Mi piace i cortiletti, le cose, ma possiamo importarlo, far diventare quartieri aperti, coinvolgere le comunità nei nostri quartieri, queste cose perché è campagna elettorale, dovete di consenso. Fare quartieri aperti in alcuni periodi dell'anno, i giardini, le grande date, la pietraia, con i nostri artisti, i nostri musicisti, magari i negozianti in quei posti, e creare proprio una commistione tra la comunità ospitante e i commercianti e favorire insomma i flussi turistici che vanno a assaggiare le cose fatte in casa magari dalle nostre mamme, dalle nostre nonne, insomma esempi banali come questo che poi vanno tradotti. Così come il tema dello sbaracco, no? Dove i negozianti in alcuni periodi dell'anno possono portare fuori dai loro negozi i loro prodotti, magari creando una strada al traffico, magari organizzare le gente insomma di notte nei periodi dell'anno più favorevoli, insomma sono piccoli esempi anche banali perché le cose su cose ce le teniamo in tasca, nel senso che non le vogliamo sciupare, non vogliamo che vengano così come riteniamo, vengano sprecate magari perché si vede un concetto o si interpreta alla propria maniera, no, è professionalità per fare queste cose in una città che ha queste bellezze, qui non ce l'abbiamo, quindi dobbiamo fare un grande passo indietro con il sistema di amministrazione e attivare questi processi che diventiamo ovviamente dei facilitatori di processi che vanno fatti con chi questo lo fa di mestiere, altrimenti per questo comunale ce lo facciamo fare da un sociologo, che ne so, il piano del traffico anziché fare a Williams, come si chiama? Se lo facciamo fare a un pedagogo, che se ne so, ognuno deve fare il suo mestiere e in questo ragionamento noi siamo nelle condizioni di portare i migliori, se poi ci sono altre idee, altre opzioni, voglio dire, non vogliamo pronunciare di tutto, però questo è il senso di questa mozione, detta a tempi forti, detta da chi 2 anni fa, ma anche nel 2007 aveva anticipato il disastro che ci sarebbe stato, cioè non è vero che i baristi e i ristoratori, io sono uno di loro, sono contenti di quello che si è fatto. Cioè non è che per dire che sono contenti, per ciò che sono contenti perché la smetto di urlare, di essere attirati, si stanno proteggendo e li stiamo gestendo a ribasso, visto che sono incavolati, però si tengono stretto quel poco che hanno conquistato perché temono di vedere dipinta la zona rossa, no? Come era stato fatto all'inizio. Però non vorrebbero lavorare meglio. Non sono contenti, non siamo contenti. Non siamo contenti, ok? Concludo dicendo, quando faccio riferimento ai soli pubblici, il piano commerciale, le cose di cui parlo non sono la parte
del regolamento dei suoi pubblici, cioè quando parliamo della conoscenza, parliamo di una, un universo, ma su questa fattispecie, che è quella che in questo momento più, come dire, fa discutere maggiormente, quando dico che bisogna costruire un percorso per evitare di fare nuove aperture, non incidere su quelli che sono già sul mercato, che adesso si sono esposti, hanno i debiti con le banche, hanno il problema dell'immobile che gli chiede affitti altissimi che non possono pagare, quindi lavorano il doppio delle ore. Cioè, se c'è un tema, ci sono dei temi drammatici dietro di apertura che voi vedete, perché quello si chiama autoimpiego, signor Sindaco. C'è un fenomeno qua di apertura e di chiusura, di rotazione che poi mortifica anche la qualità del senso erogato, che è devastante. E ci sono anche quegli altri aspetti dei quali vi riservo di parlarne personalmente, su che cosa poi questi pubblici esercizi in un sistema così debole, così fragile, rappresentano in una città turistica. Forse mi ha capito, ma se non mi ha capito glielo dico riservatamente. Allora cosa ce ne va, che problema ce ne va a porre? Ce ne va a porre il problema di evitare che ci sia un'ulteriore proliferazione, no? Valorizzare quello che c'è, che è presente. Naturalmente cercando anche di spostare sulla terza della città che hanno invece necessità di questo genere di attività nuovi insediamenti. Mi immagino Maria Pia, la cittadella della Movida. Su Maria Pia si può fare tantissimo, no? Che può generare anche, come dire, i prodotti del parco urbano. Ci sono capitali europei che nei luoghi decontestualizzati come Maria Pia hanno, come dire, grandissima capacità di realizzazione, e così via. Il ruolo di Fertiglia, porta di accesso al nostro altro. Però tutte queste cose qua, chiudo. Cioè, le cose sono indirizze, va bene parlare per 5 ore, consigliere Ferrari, va bene parlare per 5 ore. Il problema è che se poi il Consiglio Comunale dà un indirizzo, e io mi auguro che questo indirizzo venga dato, poi l'amministrazione deve dare gambe, non che si prendono quattro idee prese qua e là, e poi la si interpreta diventando di corpo tecnici di pianificazione commerciale e si fanno le lezioni agli altri, quando nella vita si è fatto tutt'altro. Questo è il tema, questo è il dramma al quale stiamo assistendo. Io l'ho sottolineato, chiedo scusa soltanto la sensibilità di qualcuno, però chi mi conosce sa che io le cose non le mando a dire. Per quanto riguarda la politica, signor Sindaco, noi, il Partito Democratico, è pronto ad entrare in maggioranza. L'abbiamo detto, lo abbiamo detto pubblicamente, il consigliere Fada non tremi molto, no, le condizioni, le condizioni le conoscete tutti, nel senso che oggi noi abbiamo garantito il numero legale, nel senso che perché c'è, e lo diciamo a microfoni accesi, nei confronti di una città intera che ci sta guardando con attenzione, e le ringraziamo anche per la pazienza che stanno avendo. Noi siamo abbiamo garantito un numero legale perché c'è un'interlocuzione forte con il sindaco, con i partiti politici, i movimenti politici che compongono la maggioranza, c'è una discussione forte al nostro interno, fortissima, no? Che ha fatto scaturire tutta una serie di condizioni che sono state rese pubbliche e alle quali bisogna dare corso, ma questo non vuol dire che noi ci strappiamo i capelli e entriamo qui dentro con i violini, le rose e i profumi come si dice? Aspergendo profumi incensi, perché adesso siamo in un'altra fase. No, noi siamo quelli di sempre, antipatici, brutti, sporchi, puzzolenti, quelli di sempre, però con un cuore grande, con un altissimo senso di responsabilità nei confronti della nostra comunità. Siamo dappertutto, nel senso che noi non veniamo a farci dire le cose dal sindaco, a farci raccontare qua, noi siamo su tutti i temi che tocca il sindaco e delicatamente non invadiamo, come dire, il campo, perché non è nostra competenza farlo, ma su ogni tema, su ogni contenuto sul quale il sindaco è operativo, lui lo sa, noi siamo protagonisti attivi in tutte le forme che voi potete immaginare. Quindi, presidente, signor sindaco, diciamo che quella di oggi è stato un bel viaggio che abbiamo fatto. Io la chiamerei quasi una galleria del vento, da dove può venire fuori, come dire, il test sulla capacità di questo treno di fare 350 km orari o di camminare come il treno di Peter, il mio presidente, che è stato annunciato come un treno che doveva fare i miracoli, che alla fine
come se non state sempre più comodo, ha preso 5 minuti in più. All'assessore dei trasporti, però anche. Poi il presidente, come il sindaco, che ha la responsabilità, non è che si scarica sul assessore.